Prova. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. In questo episodio, che è l'episodio 11, giocheremo a Fuggi Fuggi Preistorico. Ho ripreso Donatello, che come vedete è a livello 5, perché voglio, una volta provati tutti i personaggi, ho deciso di portare su lui. Quindi, andiamo con il livello 11, o meglio, l'episodio 11. Fuggi Fuggi Preistorico. Luogo, museo di storia naturale. Eccolo lì, il nostro Donatellone. Guarda questi che infami. Guarda se vi picchio. Vabbè, però che già inizi facendomi questo danno non va bene, eh. Non va proprio bene questa cosa. Questi possono essere distrutti? No, ma tu sì. Ah, peccato, avrei potuto usarlo per battere tutte queste tre persone insieme. Eccoci qua. Invece questi li picchiamo per bene. Con calma, si riesce a fare tutto. Questi sono distruttivi. Oh, ma sono nemici! Aspetta, oh! Ma quanto siete OP? No, volevo usare la special. Ah, questi tra l'altro non muoiono con una special. Ne servono due. Questo non viene distrutto, no? Vai, meditiamo. O meglio, giochiamo. Vabbè. Potenziamoci, due, forse tre. No, ok, siamo solo a due. Questi incazzatissimi. Noi li tiriamo giù. Eccoci qua. Oh, con calma voi, eh. Vai, special e addio. Ecco fatto. Vai, meditiamo. E andiamo. Ehi, con calma, eh. Qui abbiamo una videocassetta che vorrei prendermi, grazie. Va bene. E andiamo avanti. Questo avrei dovuto usarlo magari dopo. Tipo contro questo. E devo colpire da dietro, ok. Ecco fatto, pia. Fuori tutti. Non mi fregate, eh. Vediamo una carta alle sfide. Sconfiggi tre nemici usando trappole. Questa l'abbiamo clamorosamente mancata. Sconfiggi 10 Triceraton usando attacchi a terra. Ok. Esegui 10 attacchi volanti. Va bene. Questi allora intanto li distruggiamo perché la pizza ce la prendiamo. Va bene. Di più, mi raccomando. Fuori tutti e via. Questo avrei potuto usarlo effettivamente, un'altra trappola. Per abbattere i nemici. Ahia, che botta. Boom! Au! Che male. Che botta. Guarda, qua urge fare questa cosa. Ecco fatto. Trovato un insetto disgustoso, ottimo. Una cosa che effettivamente è un po' strana da dire. Ho trovato un insetto disgustoso. Ottimo. Ah, qui cosa c'è? Nulla. Voi vi faccio fuori in questo modo. O meglio, a voi vi faccio fuori in questo modo. Ecco qua, fuori tutti. Ecco che arrivano questi con le spade. Lento. Perfetto. Meditiamo. Qui abbiamo un trancio di carne. Cos'è quella roba lì? Frammento di cristallo. Ah, ok. Frammento di cristallo. Attenzione qua, eh. Vai. Mettiamoci qui. Perfetto. Disintegrati tutti. Ed ora rimettiamoci a giocare al nostro videogame. Per potenziarci. Allora, attenzione. Qui. Cacchio, potevo usarlo ancora questo per le trappole. Niente, non è. Non sa da fare questa cosa delle trappole. Ok. Usiamolo di nuovo. Bene. Li abbiamo polverizzati con la special. Dai, andiamo. Oppa. Qui. Dusk salvati. Ottimo. Ah, che botta. Vai. Distruggiamoli tutti. Con la special. Sì, è molto più facile questo rispetto a Streets of Rage 4, eh. Anche per vedere special che puoi caricare quando vuoi praticamente. Pizza dell'infinito.
Vai, vai, pizza dell'infinito. No, usa. Usa la potenza infinita per distruggere tutti. Ecco qua. Mi servirebbe ora una pizza effettivamente per ricaricarmi la vita. Eccola qui. Detto, fatto proprio. E questo è il boss? Siamo arrivati al boss. Alla boss fight. Eccolo. Captain Zorax. Vieni qua, Captain Zorax, e prenditi un po' di botte, va. Ahia, che botta. Non si spara così, eh. Ahia, che botta. Lo posso colpire solo da dietro, un po' come gli altri. Guarda, hop. No, meglio. Ah, ti ho disattivato pure lo scudo. E mo' ti disintegro con la special. Ma che danni che gli ho fatto. Vabbè, ma questo con la special va giù subito. Se lo prendessi. Se l'avessi preso sarebbe effettivamente andato giù subito. Ok. Il povero Capitan Zorax non aveva speranze contro di noi. Bravo, bravo Donatello. Saltelli lì in faccia. Bene così. Obiettivo sbloccato. Fai ritirare l'impero Triceraton nella modalità storia. Abbiamo fatto ritirare, sì. Disintegrato con Donatello. Ed ora possiamo o ritornare al livello 9, cosa che non faremo, che abbiamo preso tutti e quattro i collezionabili, oppure andare all'episodio 12, cosa che faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!